Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Allora, ci eravamo lasciati qua con la bellezza di quante 3-4 giornate al termine del calciomercato invernale, quel calciomercato che è comunemente chiamato di riparazione. Allora, conclusi il precedente video dicendo che volevo, se possibile, finire appunto questo calciomercato con qualche botta, con qualche colpo sul finale, soprattutto a livello di acquisti. Così purtroppo mi sa che non può essere. Innanzitutto perché il budget a mia disposizione è veramente scarso, perché così, anche se sei una squadra di Serie B, cioè credo che al massimo ti puoi permettere per i giocatori che qualitativamente hanno in media una qualità intorno a 60, diciamo. E poi anche perché appunto non mi sono venuti in mente giocatori da poter diciamo almeno da potergli fare almeno un'offerta, ecco. Quindi diciamo che passo per incoerente parolaio, perché appunto mi sa che, salvo sorprese, ma non credo, diciamo il calciomercato a livello di acquisti si è terminato già nel precedente video, ovvero con l'acquisto principale, che è stato quello di Sarri, perché mi pare sì, è stato l'unico fra l'altro acquisto, ovvero il difensore Marian Sarri. E quindi niente, per quanto appunto possa dispiacermi, io più di così non posso fare. Nel frattempo, nel precedente video, diciamo nella conclusione, è venuta questa offerta per Morelli, se non sbaglio, sì, in prestito. Quindi vabbè, lo do, tanto per dare un po' a qualcuno. Quindi niente, non ci resta che giocare e andare avanti a fare le partite. Un po' mi dispiace, però d'altronde ragazzi, quando il budget è veramente veramente basso e limitato, più di così diciamo almeno io non posso fare. Comunque, ora, tornando al discorso partite, andiamo a giocare la prima partita del video, che fra l'altro è contro la Ternana laggiù, e che fra l'altro ancora ritroviamo il nostro amico, almeno il mio amico, Viaggianti. E niente, vediamo un po', comunque dai, tiriamoci un po' su di morale, perché personalmente questa CD non poter comprare nessuno mi ha buttato un po' giù. E niente, appunto, cerchiamo di tirarci un po' il morale giocando questa partita, perché no, magari provando a vincerla. Tanto mettiamo Barella, poi sti schiavoni, Sarri, via, giochiamo. Iniziamo, vedo con molto piacere che qui le maglie cioè si intrecciano fra di loro, nel senso, a livello di colori è un casino. Beh, fa piacere sempre vedere queste cose qui. Ai Abner, non c'è nessuno. Finisce sì il primo tempo, io penso un primo tempo sì, ma proprio da quando gioco alla PlayStation. Ma è successo, voglio farvi i dati, perché se no sai, magari passi per parolaio. No, guarda lì. Cioè 0-0. Veramente la partita di po' noiosa. Proprio niente. Boh, vabbè, andiamo a fare il secondo tempo. È buona! Vai Anacio, tira! Eccolo! E Anacio! Abbocca lui! 1-0, così! Una palla interessantissima e parecchio vibrante di Niccolone Barella. Allora, vedo vantaggio, sì, vantaggiato di Anacio, bam, la butta dentro, 1-0. Olè. Vai, uno di testa. No, Barella di testa no, però quindi. Ma che ci vado a fare con altro? Mamma mia, Romoti. Pensavo fosse semplice, ma ho visto Romo fermo e ho detto vai, prendo gol. Invece, meno male se l'ha presa all'ultimo. Cambio perché vedo vari chiusatori stanchi. No, vediamo qui, ora mi muori. Si mette Danielone. Fai to. Fa già Musonda a posto di Pasquati. Si mette Schiavone a posto di Barella. Tac, vai. Ora per favore non prendiamo gol sul finale, ragazzi. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Mamma mia. No, ma cosa fa? Io sto guardando castagne. Mare e mane, Romodi. No, no, non si può perdere palla sì lì. No, tua Romo. Olè.
va Danielone, chiudila. Tira! No, ma cane! Però finisce così. Ale, 1-0. Si soffre ma non si prende gol. No, Ale. Non ti vedo di Anascio, che chiaramente non vi voglio far vedere. No, scherzo, sbagliato, ragazzi, scusate. Vabbè, via, oh. Diciamo che si è iniziato col botto il video, a livello di partite, chiaramente. Insomma, ragazzi, purtroppo ho dovuto buttare via l'ultima giornata del calciomercato, perché comunque, per via di quello che ho detto prima, ho deciso appunto di non prendere nessuno, cioè sono stato obbligato da una parte a non prendere nessuno, poi fra l'altro idee a basso costo sinceramente non ne ho avute, non ne avevo, e quindi niente, il calciomercato è terminato così, e boh, ora non ci resta che continuare con la solita squadra a provare ad andare in Serie A, ecco. E per ora, toccandomi i coglioni, sembrerebbe che siamo sulla strada giusta. Da vedere, eh. Vabbè, intanto siamo già contro Lanciano. Giochiamo e guardiamo un po'. Allora, tutti belli cari, tutti belli riposati. Allora, niente, direi di iniziare così. Da lì che acqua ti viene, di? Maledetta la miseria. Ecco, boia, fra neve e acqua. E si benino. Vai, Pasquato. Crossa la moto, vai mopi di testa. Lo vedi? Cosa veniva fuori istantaneamente, mopi di testa. Vai Anascio, oh, sei da solo, eh. No, non ci voglio rede. Non ci voglio rede. Ma cosa ho fatto? Ci ho visto sì il primo tempo, maledetto me. Che ho fatto per la zotta poi minuti fa, chiaramente minuti del gioco. Con Anascio devo tirare. Ma ce volevo fare il classico go della merda, se siamo così. Che la fassi nel mezzo. E c'è uno che la butta dentro. Così chiaramente non è stato. Vabbè, andiamo a farcelo tempo, vai. Boia, cane, schiavone. Un po' più larga. Cambio. Allora. L'uomo picca stanchino come sempre, metto avvantaggiato. E poi me l'ha posto il schiavone. Vai. Vai Anascio. No! No lì! Ma cane. Non ci voglio rede. Ma come ha fatto a farsi anticipare a Sarri? Cioè di testa dovrebbe essere tutto suo. Maremma puttana cane, te. Siamo mangiati peggio go. Ora bisogna per la prima volta vengono in porta e se ne prende il go. Così, fra l'altro. Cazzo, te. Ma vaffanculo, te. Via, si è perso. Che palle, te. Tu tiri tu go. Boh, è palle, te. Bimbi, si è perso. 2-0, fra l'altro. No, mi gira coglioni perché si è buttato via, cioè poi si è, oh, buttato via le peggio osie. Peggio chance per poter fare go. Oh, man, via. Certo me la son tirata, prima. Prima di iniziare la partita, ho detto, ma si è iniziato bene, speriamo di, infatti, si è visto. Vabbè, andiamo a fare la prossima partita. Si va giù a contro la Salernitana, laggiù. Non dio niente perché sennò fa molto male. Allora, vi? Sì, dai. Giochiamo, sì. Ora ti appena l'uscita anche per tornare. Vai, via. Comincia così la partita. Dai, bimbi. Tira, Mopì! Dove cazzo va Romo? Romo, dove vai? Bimbi, io vi giuro che non ho premuto niente per farlo uscire. Ma cane, Romo, cosa mi comincia a fare le zotte? Tira Anascio! Ma che tiro di merda! Ma devi buttare giù la porta, maledetta la miseria! Oh, è rigore dei bimbi! Cioè, l'ha farciata le gambe! Oh! Vamo qui, per favore fai go!
Moppi 1-0, ma restiamo calmi. Restiamo calmi che è ancora lunga la partita. Però tanto va bene così. 1-0 Moppi su rigore, netto fra l'altro. Vai Anacio che sei più veloce. Tira! Eccolo! Anacio! Raddoppia lui! E che culo! E che culo direi! Oh, bello di 2-0 di! Oh, come dire! Che culo! Dio, ma di culo ogni tanto ci vuole, eh! Di, non per davvero! Insomma, 2-0! Anacio, che non mi ricordo mai mi chiama di nome! E Romo vola! Trisce così il primo tempo, 2-0. Ale, però bisogna sempre staccarmi perché c'è sempre un tempo. Siccome via la sanità ne attacca parecchio, bisogna sta più che calmi attenti. Vabbè, comunque, va bene così. Cambio. Toccandomi le palle, dato che per ora a livello di risultato ci si può permettere di fare dei cambi, diciamo, qualitativamente più scarsi, voglio fare questa serie. Vai. Dio buono, Pasquato prima di uscire. Ci voleva lasciare il cordino, però così non è stato. Mamma mia. Bravo Romodi. Porca merda di 2-1. Si è un po' dormito. Bisogna stare attenti, manca bene o male 10 minuti. Dai, prendiamo gol per favore, perché se no. No, Ceccherini! Dove cazzo vai, Sar? No, bimbi, pillo gol, ci voglio rete. Non ci voglio rete, 2-2. Cioè in 4 minuti da 2-0 a 2-2 e non è ancora finita, eh. Non posso benissimo prendere altro. Crema, cavoli. Vai! Che cazzo, non c'è nessuno di... Ma due bimbi. No, mi c'entra, è nervoso, mi c'entra. Maledetta la miseria di... Ma come si fa, eh? Ma come si fa? Il giro di altri 5 minuti a prendere due gol. Perché è vero che sono i livelli contro l'Alumini. Ma cazzo, fanno delle cose assurde. Maremma puttana di. Mia. Altro pareggio, siamo tornati a pareggia. Andiamo a fare la prossima partita. Meno male siamo sempre lì. Di classifica intendo. Si gioca a casa contro l'Entella. Boh, speriamo bene. La regola dovrebbe essere tornato Luci. Fa vedere. Però c'è sempre il cerottino, quindi io non lo rischio. Piuttosto metto Barella. Posto di Pasquato. Iniziamo. E speriamo davvero di vincerla, eh. Dai. Tira, Schiavone! Ma dove cazzo tiri? No, non ci voglio rete, perché non tiro mai? E la voglio sempre passare. Mamma mia, meno male, De. Mamma mia, meno male. Insomma, finisce così il primo tempo. 3-0. Occasioni poi, chiaramente ve le poi non concretizzate. E boh, andiamo a farci un tempo e speriamo di cambiare qualcosa. Tira! No! Maledetta la miseria di... Maremma cane. No! Mamma mia, meno male. Ma debbi, ma si può patire così tutte le volte di... Via, un altro pareggio, 0-0, perché comunque siamo dei coglioni che non si riesce a... Fanno entra una, per l'amore di Dio, è vero sul finale poi ci è andata bene, però
per guardare tutta la partita, siamo stati pericolosi o quasi, si riesce a buttarla dentro. Boh, mamma. Andiamo a fare l'ultima partita del video. Perché ho detto l'ultima partita del video, pur essendo la quinta e non la sesta come sempre? Perché per un discorso a volte di tempistiche, credo che alternerò sul fare a volte 6, a volte 5 partite. Chiaramente non è una cosa ufficiale, ci sta che magari dalla prossima continuerò a farne solo 6, dalla prossima continuerò a farne solo 5. E quindi diciamo che per ora, per via di diciamo appunto di tempistiche, tanto qui metto luci che si spera. Sì, infatti è tornato. Metto anche Emerson, va a posto di Sarri. Dicevo, per un discorso di tempistiche, per ora posso arrivare a 5 partite, ecco. Quindi niente, per quanto riguarda questo video, appunto, questa che è la quinta, l'ultima partita. Allora, si gioca in casa, un'altra volta. Si gioca contro il Trapani, che è stata la squadra che, diciamo, ha interrotto per la mega serie di non sconfitte che si era creata a inizio campionato. E niente, speriamo di ribaltare la situazione. No, 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 oh! Meno male sono dei cani anche loro. Primo tempo, 0-0, come sempre, non si riesce a fare almeno un cazzo di go, non ci riesce e vabbè. Andiamo a farci un tempo. Eccolo! Boia Canede! Iaracio! Boia finalmente! Boia di! Boia inizio del secondo tempo! Corbotto! Alede! Iaracio di destra fra l'altro, che non è nel suo piede! La butta dentro, il fatto è che è un discreto go. Tira anche te! No, Iaracio, boia! Perché l'ha lisciata così clamorosamente di testa? Porca troia. Voglio fare dei cambi. Allora, voglio levare Iaracio, che non si rischia, che è già ammonito. Mette Schiavone al posto di Luci e Barella al posto di Pasquato. Via, speriamo bene, eh. Lo fare, oh! Oh, Daniele, battaggiato! Quando entra la butta quasi sempre dentro. Valente, 2-0. Ora sai, facciamo come si è fatta la partita della Salernitana, sai. Avanti, da 2-0 a 2-2. Ah, fandome, è fuori gioco, è divantaggiato. Come sempre, fischiamolo domani l'altro, dai, ormai. Vai Danielone, chiudila definitivamente, vai, vai. No, mi è andata di uno. 3-0, ancora avvantaggiato. Ale, via. Partita chiusa, sì. Via, meno male, diciamo, si è chiuso il video in bellezza. 3-0 netto, meritatissimo. Si torna, se Devola vince. E niente. Ora, prima di concludere, volevo un attimino vedere come siamo messi in classifica. Allora, vabbè, come avete visto, intanto la prossima partita si va giù contro l'Ascoli laggiù. La classifica, allora, siamo messi così. Partite giocate 28. Siamo a 4 punti dal Bari, ma soprattutto è importante vedere che siamo a 7 punti dall'Ascoli e speriamo di poter allungare con la prossima partita. Che, no, che l'importante è che arriva almeno minimo terzi, perché vanno le prime tre in Serie A. Comunque siamo appunto alla 6 punti dal Cagliari e a 4 punti dal Bari. Io direi che non siamo messi male, soprattutto calcolando tutte le partite buttate via e pareggiate, soprattutto in questi video qui. Quindi niente, direi che siamo messi abbastanza bene, la squadra c'è. Ancora mi dispiace per i discorsi del calciomercato, che comunque non è che avevo promesso, però volevo provare a fare qualcosa nel finale, così proprio non ho avuto l'opportunità a livello di chi posso prendere come giocatori, né soprattutto a livello economico, perché budget è e era quello che è. Mamma mia, cosa ho detto, non lo so nemmeno io. Niente, quindi mi dispiace aver finito il calcio mercato così.
E vabbè, niente, detto questo passiamo alla conclusione. Come sempre, innanzitutto vi voglio ringraziare per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere, se volete, un bel mi piace al video, di condividerlo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così che rimarrete aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su tutti i video inerenti a questa serie qua, ovvero Livorno State of Mind. Via, detto questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.